Si è svolta sabato 9 marzo la conferenza stampa presso la sede del coordinamento provinciale di Forza Italia Reggio Calabria sulla insostenibile attesa rispetto all'attuazione della norma del ripristino delle circoscrizioni nel comune di Reggio Calabria. Si tratta, ha sottolineato Francesco Cannizzaro, di un intervento che apporterà vantaggi e servizi per i cittadini e alla performance amministrativa ed è irrazionale che stiano perdendo tempo e risorse. Alla conferenza hanno inoltre partecipato i consiglieri comunali di Forza Italia, Federico Milia, Antonio Maiolino e Roberto Vizzeri. Nel corso della conferenza sono stati svelati alcuni dei retroscena sullo stato del blocco dell'attuazione del progetto. Milia ha anche ricordato come il lavoro da fare richieda comunque molto impegno per adeguarsi al nuovo assetto. Per Reggio Calabria si passerà dalle vecchie 15 circoscrizioni ad un massimo di 6, dovendo anche rispettare i limiti precisi di popolazione rappresentata. Al termine della conferenza abbiamo ascoltato ai nostri microfoni di Telemia l'onorevole Francesco Cannizzaro e il consigliere Federico Milia. Tocca al Comune di Reggio Calabria, all'attuale amministrazione, dettare paradossalmente i tempi. Devono organizzare un regolamento, istituire e formalizzare appunto l'istituto delle circoscrizioni, che la norma che noi abbiamo fatto lo consentono. Dopodiché i tempi li dettano loro, volendo da qui a 2, 3, 4, 5 mesi possono fare tutto, anche indire eventualmente le elezioni qualora lo volessero. Magari, lei poco fa ha fatto una domanda, io a quella domanda mi sono già dato una risposta, perché lei ha fatto una domanda risposta. Non lo so, temono che eventualmente qualora dovessero mandare al voto i cittadini di Reggio anche per le circoscrizioni il PD, il centro-sinistra, possono avere un fallimento politico e quindi non lo fanno per questo. Va benissimo, accettiamo anche questo, però intanto istituitele dando la possibilità ai cittadini reggini alle prossime elezioni amministrative, mi auguro molto presto, che si possa votare per il Consiglio Comunale e anche per le circoscrizioni contemporaneamente. Se io fossi stato il sindaco avrei dato la possibilità al cittadino reggino, agli addetti ai lavori, di avere il presidio di decentramento già in questi mesi, potenziando l'attività dell'amministrazione, perché andrebbe a migliorare la performance, offrendo un servizio ai cittadini di diretta interpretazione tra eletto e quindi amministratore e cittadino. Ma vi do una notizia, l'unica città d'Italia che deve istituire le circoscrizioni e che non aveva la norma per farlo perché è inferiore ai 250.000 abitanti era Reggio Calabria. Abbiamo fatto la norma e abbiamo creato il fondino, quindi Reggio ha a disposizione, aveva 700.000 euro, addirittura senza attingere ai fondi del bilancio per poterli istituire, attivare, organizzare le circoscrizioni. Non avendo fatto nulla in questo 2023, nonostante il sollecito di Roberto Vizza, di Tonino Maiolino, di Federico Comilia, ma devo dire di tutto il centrodestra, questo 2023 hanno perso 100.000 euro, quindi oggi ne rimangono 600, che sono una somma importante e che possono evidentemente servire, quindi che si affrettino per non perdere le altre somme, ma sull'argomento credo che i consiglieri possono dire qualcosa anche in più, visto che hanno partecipato e continuano a partecipare ai lavori della commissione, insomma, quindi. Nei lavori della seconda commissione era partito su nostri diversi solleciti, grazie ai nostri diversi solleciti, l'iter anche organizzativo per dare una prima infarinatura sull'organizzazione e su come dovranno essere le nuove circoscrizioni di Reggio, perché ripeto, saranno circa 5 o 6 rispetto alle 15 del passato, perché bisogna stare entro i 30.000 abitanti, ci sono degli standard appunto che il TUEL ci dà, delle linee guida che il TUEL ci dà, quindi si era iniziata una prima infarinatura anche. Si erano organizzate alcune convocazioni, alcune audizioni di ex presidenti, si erano organizzate alcune audizioni anche dei dirigenti dei diversi settori del comune, dell'amministrazione, per dare una prima infarinatura. Da lì in poi il nulla. Anche se poi concretamente nero su bianco non si era messo nulla, però l'iter era partito. Adesso è assolutamente silente, per questo abbiamo ritenuto, anche in virtù del fatto che si sono persi purtroppo questi 100.000 euro, abbiamo ritenuto doveroso fare questo, organizzare questo appuntamento con la stampa, organizzare questo appuntamento col sindaco per sollecitare la ripartenza del progetto, la partenza dell'organizzazione. È obbligatorio, nel senso è già legge, cioè, è stata cambiata la norma nazionale e dice che le città metropolitane entro i 200, anche sotto i 250.000 abitanti devono avere le circoscrizioni, perciò necessariamente per legge le prossime elezioni amministrative dovranno essere affiancate appunto alle elezioni con le elezioni dei consigli circoscrizionali.
Le circoscrizioni convengono intanto ai reggini perché vendono un servizio più vicino al loro, vedono un servizio più vicino ai loro quartieri, quindi hanno un contatto ancora più diretto con gli amministratori locali, ma convengono anche agli amministratori, agli consiglieri comunali, alla giunta, perché, ripeto, per un consigliere avere sotto controllo le manutenzioni di un territorio vasto come quello di Reggio è pressoché impossibile, perché non si può conoscere ogni contrada, non si può avere sotto controllo ogni contrada, quindi ecco, anche questa è una lacuna amministrativa importante che verrà colmata con questo nuovo strumento.